Allora, io saluto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Buongiorno, Di Stefano, buongiorno Buongiorno a sottosegretario. voi, buongiorno a tutti. Sottosegretario, lo sa che sottoponendola agli ascoltatori, ma ieri le parole di Draghi hanno colpito molto, soprattutto in quel passaggio, no? Vogliamo la pace o vogliamo il condizionatore acceso? Anzi, prima ha detto termosifone, poi vista la stagione, che veramente fa un po' di fatica arrivare quella calda, però diciamo che un pochino i termosifoni stiamo continuando a tenere accesi, però c'è questo punto. Lei che impressione ha avuto da quella frase, che valutazione ha fatto, anche ovviamente politica, per il ruolo che ricopre? Perché gli ascoltatori si sono appassionati a questo tema, perché capiscono che Guardi, è un tema importante. Prego, sottosegretario. credo che se la guerra l'avessimo su Roma non ce lo porremmo nemmeno il dubbio, no? E quindi la riflessione che ci poneva il presidente Draghi è esattamente questa. È troppo facile a volte riflettere su quanto sia importante il gas, il grano, l'olio, tutte cose giuste sulle quali stiamo lavorando, infatti, quando però le bombe non ce le hai a casa tua. Siccome riteniamo che la guerra in Ucraina sia una guerra in casa nostra, perché il disegno di Putin è molto chiaro, io invito sempre tutti ad andare a guardare le interviste che faceva Putin l'ultimo anno, in cui parlava apertamente di qualcosa che era sostanzialmente il ritorno all'impero russo. Allora, con questa visione dobbiamo riflettere su quale sia il livello di nostro sacrificio possibile per fermare questa cosa. E dall'altra parte, ovviamente, questa semplificazione non è che elimina il dovere che abbiamo di lavorare nel frattempo, lavorare alla pace con i tavoli negoziali, ma lavorare anche all'alternativa per poter accendere i termosifoni, se vogliamo tornare a quella metafora. Nel senso che il lavoro che ha fatto prima sempre il ministro Di Maio e io stesso è di trovare fonti alternative, e devo dirvi che siamo già a buon punto, nel senso che di quei 29 miliardi di metri cubi che importiamo alla Russia di gas, sono abbastanza certo che per l'inverno prossimo ne potremmo coprire già tre quarti con gli accordi che abbiamo già preso. Quindi si sta lavorando. Ovviamente questa è un'economia di guerra, non è che possiamo pensare che sia tutto uguale, tutto facile come è stato fino ad ora. Ovviamente non è così. No, non è tutto così. Quindi lei dice, attenzione, di fronte in pratica ad una richiesta di sacrificio, perché Draghi dice, se ci chiedono l'embargo sul gas a livello europeo, se lo decidiamo a livello europeo, noi non possiamo sottrarci, sappiate che ci saranno dei problemi. Però questa è l'unica strada che ci porta alla pace. E lei, sottosegretario, dice: attenzione, mettiamoci, come dire, nei panni di chi la guerra la sta subendo e che cosa faremmo noi se avessimo il nemico alle porte, per citare un Se bel film. ascoltate le Sì. dichiarazioni, sì, esattamente, se ascoltate comunque le dichiarazioni di Zelensky, anche del presidente, del ministro Kuleba ieri alla NATO, il punto, io dico sempre sforziamoci di guardare il punto di vista degli altri, il punto di vista loro è drammatico. Io, a me mi ha colpito, tra queste, se facciamo, diciamo, un confronto tra le frasi e effetto, quella del ministro Kuleba di ieri è stata pazzesca, perché lui ha detto: noi moriamo e voi ci mettete le armi. Credo che il patto sia equo, cioè noi piuttosto moriamo, cioè muore la nostra gente, ma noi difendiamo l'Europa con le vostre armi. Cioè, e torniamo sempre lì: che cos'è questa guerra? È una guerra locale o è una guerra E estesa secondo lei, in prospettiva? sottosegretario, è una guerra locale o una guerra all'Europa? No, è una guerra all'Europa, ma non lo dico perché Putin abbia mosso davvero mezzi in Europa, cosa che non è chiaramente. Lo dico perché, ripeto, il disegno nelle interviste di Putin precedenti al conflitto e in generale anche nelle dichiarazioni che ha fatto quella notte del 24 febbraio parlano dell'Ucraina e dei paesi dell'ex Unione Sovietica, sostanzialmente, come del giardino di casa dei russi. Siccome poi l'azione che ha fatto, muovendosi quasi fino a Kiev, diceva chiaramente che non era il Donbass che gli interessava all'inizio, forse ora sì perché deve ripiegare per via delle perdite, e allora questo dimostrava che questa visione la può mettere in campo davvero. E quindi l'Europa deve rispondere, e voglio dire anche una cosa, rispondere con le sanzioni è oggettivamente l'unica cosa che possiamo fare se non vogliamo entrare in guerra apertamente, credo che nessuno voglia farlo. No, no, l'alternativa l'ho detto anch'io in apertura di trasmissione. Ho detto: attenzione, l'alternativa è solo una, eh? Mettere l'esercito NATO in campo, e questo pone tutti a rischio
ovviamente anche di una escalation militare, a parte con un paese atomico. E con un paese atomico, è l'ufficializzazione del, dell'inaugurazione della terza guerra mondiale, se entra in campo la NATO. Questo c'è, vogliamo tutti stare lontani da questo. Vogliamo stare lontani, però ne siamo vicini anche per quello che ci dice lei, cioè che Putin in pratica ha dichiarato guerra all'Europa. Questo in parte risponde un po' alla domanda che aleggia nell'opinione pubblica, anche qui negli ascoltatori della radio, sottosegretario. Cioè loro dicono, e io credo che sottoporla a lei, perché il Movimento 5 Stelle ha una sensibilità su questi temi. Loro dicono: perché però ci accorgiamo di questa guerra e non ci siamo accorti della guerra nello Yemen, della guerra in Siria, cioè anche degli altri interventi, anche delle guerre, diciamo, targate Stati Uniti? No, qualcuno dice siamo degli ipocriti. Che cosa risponderebbe, sottosegretario? Allora, io le rispondo con due cose. Una, noi come movimento ce ne siamo accorti, e come, banalmente anche al governo, l'esportazione di armi ai paesi che erano in conflitto in Yemen è stata interrotta dal ministro degli esteri quando io e il ministro Di Maio siamo entrati al ministero degli esteri. Quindi quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, ma è chiaro che se ci riferiamo sempre agli eroi del passato non correggiamo le cose nel futuro. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, spesso e volentieri la NATO si è disinteressata di alcuni conflitti quando questi erano davvero locali e non coinvolgevano potenze atomiche. È chiaro che quando c'è la Russia in mezzo tutto cambia, questo lo dico, è chiaro, e hanno ragione quelli che dicono che è quasi ipocrita il ragionamento, però se hai un paese con la bomba atomica che fa un conflitto a 2 ore e mezzo da casa tua, questa cosa ti preoccupa parecchio di più. Purtroppo si è sbagliato, ma io non devo difendere la NATO, cioè si è sbagliato in passato, sono state fatte scelte sbagliate, abbiamo lasciato spesso civili morire in modo incredibile, abbiamo anche sbagliato le nostre azioni, come è stato nelle ex repubbliche della Jugoslavia, nelle repubbliche dell'ex Jugoslavia, si sono fatti tantissimi errori, ma questo non vuol dire che dobbiamo continuare a farli. Spero che da questa guerra... Allora, voglio darvi qual è la mia riflessione, diciamo, più politica di lungo periodo. Io mi auguro, il mio auspicio da cittadino oltre che da politico, è che questa guerra ci porti davvero a un'unione di politica estera europea e anche a un esercito comune europeo che possa essere, diciamo, quel contraltare alla NATO, forse un po' più politico e un po' meno militare, che è quello che è mancato in questi anni. Cioè l'Europa ha il potenziale di essere uno stabilizzatore della pace. Esatto. Ma per farlo deve avere una politica estera comune, esatto, e una politica di difesa comune, che oggi non ha, e quindi oggi si è affidata sempre alla NATO. E la NATO chiaramente è una organizzazione di difesa militare, non è un'organizzazione di politica estera. Quindi ha fatto errori su questo. No, ma guardi, mi ha bruciato una domanda, ma ne sono felice, perché tanto è inutile ripeterci che era proprio questa. Ma non crede che sia necessario, appunto, iniziare un processo che porti ad una autonomia, io lo chiamo, ad avere finalmente un cervello europeo con un proprio esercito, una propria economia, una propria politica? Però questa è la grande occasione, mentre io, sottosegretario, non vedo che sia colta questa occasione, nel senso, vedo l'Europa, proprio perché lei mi dirà non c'ha questa coscienza autonoma per ora, vedo l'Europa un po' appiattita anche, diciamo così, sui tempi dettati dagli Stati Uniti, che invece picchiano molto duro attraverso anche le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Biden, mentre l'Europa effettivamente avrebbe la grande cultura politica proprio per essere un mediatore. Vabbè, ma si può lavorare per il futuro. Questo lo è sempre stato, e la risposta è molto semplice del perché. Questo vale in tutte le organizzazioni internazionali, le superpotenze dentro le organizzazioni ne dettano i tempi. Banalmente gli Stati Uniti coprono in larghissima parte il bilancio della NATO, e il motivo per il quale c'è questa discussione sull'aumento delle spese al 2% del PIL è perché, faccio un esempio stupido, lo so, ma è come quando vai al ristorante: più paghi meglio mangi, di solito. E nella NATO chi decide è quello che paga di più, come in Unione Europea, le superpotenze, la Germania è quella che ha una voce più degli altri, spesso e volentieri. Questo fa parte delle cose nelle organizzazioni umane, mettiamola così.
è importante quindi capire che l'Europa, dove invece c'è più omogeneità tra i paesi a livello di potenze anche, debba avere una sua politica comune, perché così diventa una politica europea. Quindi non vogliamo creare qualcosa che sia un ostacolo alla NATO o un'alternativa, ma un altro altare, diciamo, che possa sedere alla stessa tavola con un peso diverso. Assolutamente, assolutamente. Questo è un po' l'auspicio di tutti. Le faccio un'ultima domanda. Lei che sensazioni ha? Sarà una guerra lunga di Stefano? O... Allora... Quella che ora si sta spostando chiaramente ed esclusivamente forse nel Donbass, che probabilmente vedrà a breve un attacco finale, diciamo, nel Donbass, potrebbe essere una guerra lunga, potrebbe essere una guerra di trincea, dove è stata già in realtà, perché i russi hanno avuto questo strano approccio di una guerra quasi dei primi del Novecento. Ma nel Donbass chiaramente sono più forti perché sono ai confini col loro paese, quindi non hanno problemi di catene di rifornimento e quant'altro, e soprattutto sono lì già da anni. Quindi io credo che lì possa protrarsi a lungo, motivo per il quale alla NATO in questi giorni Zelensky e Kuleb hanno chiesto proprio un maggiore sforzo sulla concessione di armamenti. E perché dico anche che potrebbe protrarsi? Perché giustamente dal loro punto di vista, ora che hanno respinto il nemico, gli ucraini vogliono riconquistare l'intero territorio, non soltanto quello che avevano fino al 24 febbraio. Quindi si potrebbe puntare, al loro modo di vedere, a risolvere la questione Donbass. E questo lo pensano sia gli uni che gli altri, però, il che può portare a un dialogo molto basso e a una guerra molto lunga. Grazie sottosegretario, grazie a Mario Di Stefano, sottosegretario agli esteri. Grazie a voi. E buona giornata, buona giornata anche a lei.